C'è molta preoccupazione per la situazione della FIMER di Terranova. FIOM, FIM e UILM hanno organizzato un'assemblea nella piazza principale del paese tenutasi questo pomeriggio. Previsto anche un presidio di fronte al sito produttivo il 31 dicembre e il 1 gennaio. Non ci sono problemi di mercato, c'è un problema di un gruppo dirigente, di una dirigenza e di una proprietà che secondo noi sta un pochino scherzando sul fuoco senza rendersi conto del disagio e della difficoltà nel quale mette non solo la fabbrica, non solo i lavoratori, ma tutta la comunità del Valdarno. Le persone oggi si aspettavano che chiuso l'anno si sarebbe chiuso con un nuovo investitore, questo aveva dichiarato la proprietà davanti al Ministero dello Sviluppo Economico il 7 di dicembre. Il 23 di dicembre facciamo invece l'incontro con il nuovo amministratore unico e viene prospettata una realtà che fino ad oggi non era mai stata detta in modo così chiaro. Arriviamo a parlare di procedura concorsuale. Ogni giorno che passa l'azienda va sempre più in buca, cioè si va verso un default, cioè ci sono gli ordini da una parte ma dall'altra non c'è la liquidità per poterli fare e quindi questo continuo cambio societario, di impostazione, la proprietà sta perdendo troppo tempo. Grandi i timori dei lavoratori. All'interno dell'azienda quello che si sta vivendo è ancora più preoccupante perché tocchiamo con mano qual è la reale situazione che stiamo attraversando. Reparti addirittura fermi perché non ci sono i materiali per produrre, persone che sono con il contratto di solidarietà a casa. Il MISE ci ha riconvocati come istituzioni, proprietà della FIM e organizzazioni sindacali per l'11 di gennaio. Noi ci aspettiamo delle risposte concrete. Ci sono tante persone che dipendono da questo luogo di lavoro, che non è solo un luogo di lavoro, è una pagina industriale del nostro Valdarno che oggi impiega 450 circa persone e circa 300 nell'indotto tra terzisti e fornitori.